cercate una pianta perenne, grassa, rifiorente. Bene, l'aptenia ce l'ha tutte. È una pianta che veniva piantata dalle nostre nonne, sia in Nord Italia che in Sud Italia che nelle isole. Infatti è una pianta, in teoria arriva da Sudafrica, però resiste anche fino a meno 5, meno 10 gradi. Si adatta sia al sole pieno, e più la mettiamo al sole più tenderà a rifiorire, ma anche all'ombra. All'ombra diventa quasi infestante, lavora molto di più la foglia che il fiore. Quindi nella zona d'ombra avremo una macchia sempre verde, e invece nelle zone al sole lavorerà meno la foglia, ma avremo sempre questi piccoli fiorellini qua a margherita, che compaiono già da marzo e vanno avanti fino alle prime gelate. Quando piantare l'aptenia? Essendo una pianta perenne, l'ideale è piantarla ovviamente quando inizia il periodo vegetativo, da marzo fino a settembre, ottobre. È una pianta che se gela molto tende a perdere le foglie, per poi rivegetare verso marzo, aprile. Per quanto riguarda invece terreno, dobbiamo cercare assolutamente di collocare la pianta sia in vaso che in terreno pieno. Il terreno deve essere ben drenato. Nel vaso magari andiamo a metterci un po' sul fondo un po' di argilla espansa che aiuta a drenare, oppure andiamo a metterci addirittura anche il terriccio per piante grasse o succulente, essendo lei una succulenta. Per quanto riguarda invece la concimazione, essendo una pianta che nel periodo vegetativo ha bisogno di essere concimata minimo una volta ogni 15-20 giorni, con concime o per piante grasse o per piante fiorite. Questo qua è un concime per tutte le piante fiorite. Un concime così altamente potassico le fa rifiorire molto di più. Un tappino ogni 2 litri d'acqua. Andiamo a utilizzare quest'acqua qua già concimata quando andremo a bagnare la nostra aptenia, oppure possiamo usare anche il terriccio per piante grasse succulente. Stesso discorso, un tappino ogni 2 litri d'acqua. L'aptenia è una pianta che è l'ideale per chi cerca una pianta anche da balconetta, sì, chi ha bisogno di fare le vaschette da gerani, con una pianta che sia perenne, che fa qualche fiorellino e che sia molto facile da mantenere. Infatti questa pianta qua ci consentirà anche di, se la bagniamo dovutamente prima, di concederci 5-7 giorni al mare senza avere l'ansia di dover correre a bagnare la nostra vaschetta di geranio surfini, che dopo 5-7 giorni in estate, ahimè, se ne vanno. Questa qua invece rimane viva perché è una pianta succulenta. L'aptenia e tutti gli articoli per le piante grasse succulente, terrici e concimi li trovate sul nostro sito sassigarde.com.